L'evento di fine stagione sta per arrivare e questa volta ho seriamente paura per la mappa di Fortnite. E la colpa è tutta di questa tizia qui. La descrizione della sua skin è: il nulla è in arrivo, segno non proprio buono. Ma che cos'è questo nulla? Parliamone con calma. Il nulla sarà il principale protagonista del prossimo evento. O almeno questo è quello che pensiamo tutti, anche perché questo nulla è menzionato in qualsiasi missione di questa stagione. Abbiamo visto che il cromo si sta espandendo sulla mappa a vista d'occhio e questo cromo sta facendo un percorso ben preciso, sta andando verso l'albero della realtà, zona in cui ci troviamo adesso. Quest'albero della realtà però che cosa ha fatto? È morto. Dato che il cromo però ha il potere di riportare in vita le cose, la regina dell'araldo, l'araldo non so come cavolo si chiama, non so perché la chiamo regina, araldo, sta portando il cromo verso l'albero della realtà per farlo tornare in vita. Iniziamo a vedere un po' di teorie per l'evento finale. Allora, iniziamo subito. Se voi avete teorie, commentate qui sotto con la vostra teoria di Fortnite su come andrà questo evento finale, perché manca davvero poco ormai. Siamo infatti a 30 giorni dall'evento finale. Manca un mesetto e iniziamo già a vedere delle possibili soluzioni a quello che succederà nell'evento. Innanzitutto bisogna specificare che Araldo in questo momento è la favorita per vincere la guerra su Fortnite. Vi spiego quale guerra, semplicemente sulla mappa di Fortnite in questo momento storico non ci è rimasto nessuno in grado di difenderla. L'unica persona che può difendere ancora la mappa è Paradigma, che si è tuffata all'interno del punto zero per andare a cercare una soluzione. Tutti gli altri sette sono scomparsi, l'ordine immaginario non c'è più e quindi per adesso sembra che Araldo e il suo cromo abbiano il pieno controllo della mappa. Dovrebbero riuscire a far arrivare il nulla su Fortnite e questo come potrebbero farlo? Dato che Araldo e il cromo hanno un potere ben preciso, sia quello di far tornare indietro nel tempo o andare avanti nel tempo le cose, potrebbe succedere una roba incredibile, un evento pazzesco in cui si torna indietro nel tempo e si va avanti nel tempo alla ricerca di questo nulla. Questa è una mia teoria, anche perché recentemente all'interno dei file di gioco è stata trovata una roba molto molto interessante, ossia che sono stati aggiornati vari boss delle scorse stagioni. Questo vuol dire che probabilmente magari non serviranno a niente, però probabilmente questi boss che sono stati aggiornati verranno mostrati durante l'evento con proprio grazie a Araldo, che magari tornando indietro nel tempo, andando avanti nel tempo, ci farà rivedere i boss, i vecchi boss della mappa che combatteranno contro questo cromo. Lo so, la situazione inizia a farsi un po' complicata, ma cercate di seguirmi. Chi altro potrebbe essere utile per fermare il cromo e la regina Araldo? Beh, ve lo dico subito: la dottoressa Sloan. Tutti pensavamo fosse morta durante l'evento, quello in cui viene schiacciato da robot, vi ricordate? Se guardiamo attentamente però, all'ultimo secondo lei, prima di essere colpita, si rifugia all'interno del carro armato. E questa cosa potrebbe averla fatta sopravvivere. Ce lo potrebbe confermare anche un recente sondaggio di skin, che vede proprio una nuova skin della dottoressa Sloan. Potrebbe essere che la dottoressa Sloan era semplicemente una copia del loop, e quella vera è ancora in vita? Oppure semplicemente quella che era nel carro armato era la copia vera e non è morta? Sicuramente la dottoressa Sloan e l'ordine immaginario torneranno protagonisti, anche perché non penso che siano stati sconfitti completamente e non avrebbe proprio senso, ecco. Dobbiamo solamente vedere chi sarà il più furbo, il più sveglio a tornare sulla mappa di Fortnite per sconfiggere il cromo, sempre se ci riescono. Anche perché è stata trovata nei file di gioco una nuova mappa. Lo sappiamo tutti, questa mappa si chiama Asteria, è stata trovata nei file di gioco, potrebbe servire a un capitolo 4 o a una stagione 5. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che questa mappa, che è stata aggiunta all'interno dei file di gioco, ha il tag S23, ossia stagione 5 capitolo. E senza dubbio la prossima stagione, che sia la stagione 1 del capitolo 3, che sia la stagione 1 del capitolo 4 o che sia la stagione 5 del capitolo 3, avrà al 99,9% una nuova mappa. Una nuova mappa che avrà, non sappiamo che cosa, sarà libera dal cromo probabilmente, e potrebbe essere
esserci questo colpo di scena durante l'evento, che magari Jonesy e Fondazione insieme a Geno abbiano modificato la mappa che è dall'altra parte di questa. Per capirci, quella del capitolo 2. Sì, potrebbero starci lavorando in questo momento, dato che sono scomparsi. E Jonesy insieme a Fondazione è andato nel punto 0 insieme a Geno. Potrebbero essersi messi d'accordo per trovare un piano su come sconfiggere questa regina. Le teorie possono essere tantissime. Quello che succederà può essere infinito. Cioè, hanno una combinazione di cose che possono far succedere davvero pazzesche. Potrebbero far morire la regina la regina Araldo e far scomparire il cromo, e quindi non cambiare season, non cambiare mappa. Potrebbero far vincere il cromo e dover cambiare mappa. Può tornare Paradigma in modo eroico, può tornare Fondazione insieme a Jonesy. Potremmo scoprire finalmente Geno e averlo nel prossimo pass battaglia. Potrebbero succedere davvero tantissime cose, ragazzi. Ed è qui che voglio anche il vostro aiuto, ragazzi. Prendete un po' di tempo, scrivete nei commenti la vostra bella teoria su quello che succederà all'evento e fatemela sapere, perché sono curioso anch'io di scoprire le vostre teorie e come la pensate. Piccolo momento pubblicità per Lollopollo. Inserite il codice Lollopollo all'interno del supporto a un creatore e poi cliccate accetta. È una cosa molto importante se volete supportarmi. Siamo già in tantissimi che lo facciamo. Unisciti anche tu e supporta Lollopollo come un creatore di Fortnite. Clicca accetta. Passiamo però a un nuovo segreto di questo evento. Allora, è uscito il nuovo stile dell'Araldo. Questo stile di Araldo, beh, è molto figo, ok? Ma nasconde anche un grandissimo segreto. Non sto parlando in sé della skin, che non ce ne frega nulla della skin a noi, ci interessano i leak e l'evento. Guardate questa immagine, ragazzi, adesso voi ditemi se questa immagine non assomiglia a quella della regina dei cubi della scorsa stagione, delle scorse stagioni. Abbiamo Araldo tutta arrabbiata con tutto il cromo che circonda l'albero della realtà. Potrebbe essere uno spoiler di come andrà a finire l'evento finale, ossia con la regina Araldo che arriva all'albero della realtà, se ne impossessa e fa arrivare il nulla su Fortnite che ci costringerà a un cambio di capitolo o a un cambio di mappa. Questo però non è il segreto più importante, ragazzi. Pensate quale altro segreto c'è. Guardate attentamente questo balletto. Sì, sembra un innocuo balletto, non pensate? Cioè, un normalissimo balletto di Fortnite, ma se guardiamo meglio, all'interno di quella sfera ci sono delle mappe di Fortnite, ragazzi. Io non so se le state vedendo, ma lì dentro, in quella sfera che il boss Araldo tiene in mano, ci sono le mappe di Fortnite. Segno che lei può tornare indietro nel tempo e può andare avanti nel tempo. E la sua descrizione è: fai di questa realtà il tuo giocattolo. Come se Araldo potesse giocare effettivamente con la realtà in cui ci troviamo adesso, ossia quella di questa stagione, stagione 4, capitolo 3. Effettivamente, con i suoi poteri e con il suo cromo, potrebbe veramente giocarci, anzi ci sta giocando secondo me. E sta cercando di portare il nulla nella realtà di Fortnite attraverso l'albero della realtà e il cromo. Questo potrebbe essere l'evento finale. Adesso non ne siamo ovviamente sicuri e non penso andrà così, anche perché ogni volta che faccio queste teorie poi Fortnite me le smonta e cambia completamente l'evento, ma io questa volta ci provo, perché questa volta secondo me andrà così. Quindi per questo video è ufficialmente tutto. Abbiamo parlato di un possibile evento finale e di come potrebbe andare questo evento finale. Adesso il compito è vostro, quello di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale evento vorreste su Fortnite, come vorreste che questo evento vada. Noi ci becchiamo domani con un nuovissimo video. Mi raccomando, non perdertelo, lascia un mi piace, iscriviti al canale e un salutone, ciao ciao.